ma 40 anni fa usciva il film Borotalco, e questa è la puntata che secondo me ogni conduttore, ogni conduttrice vorrebbe condurre, perché avremo ospiti Carlo Verdone, Rossella Infanti, la figlia dell'indimenticabile Manuel Fantoni, per capirci, Eleonora Giorgi, e quindi insomma cominciamo con i primi due, Carlo Verdone e Rossella Infanti! Balla, balla, ballerina, tutta la notte al mattino. Ciao, come stai? Benissimo, benissimo. A distanza te lo mando. Super distanza, super ciao, inchino, bene. Facciamo il segno. Tu come saluti? Col segno con la mano sul cuore o con il saluto in due? No, quelle cose così non le sopporto proprio. Faccio così, basta. Mandi baci. E mi fermo così. Con eleganza. No, a me quei saluti così... No, no. Ce la posso fare. No, basta, basta. Basta. Il pugno però è ancora peggio, eh? E il pugno è peggio, però quando hai dato 60.000 mani durante la giornata devi dare il pugno, perché io ogni mano che do poi è sempre una medusa bagnata, e dico porca miseria, e mi tocca andare in un... perché non si sa, hai capito, quello no, che ma c'è certo. Dietro. No, sanificatori a go-go. Allora, 40 anni, dicevo, e poi questa è una puntata che faccio questa piccola premessa, e io ho un film nel cuore che è La vita è meravigliosa, che si conclude con la frase nessun uomo è un fallito se ha degli amici, e questa puntata con Rossella qui a ricordare papà Angelo, Carlo e Eleonora è davvero il trionfo dell'amicizia, e di questo vi sono grata, sono grata a Tony Renis, che è un grande amico di Angelo, sei d'accordo? Ha organizzato un po' questa reunion in qualche modo, sì, gli dobbiamo tutto. Allora, vediamo la prima clip che tu ci hai dato, ed era il 1981, perché cioè io devo prima. Molto a suo papà, Angelo Infanti. Dimmi. Un grande attore. Io lo vidi a casa di Sergio Leone, stavamo... così parlando, e quando vedi quest'uomo così spiritoso, così anche un bell'uomo, un po' playboy, un po' era dinamico, generoso, simpatico, dissi ma questo è l'ideale di quello che porta via Magda a Furio. E Leone ci pensò, dice no, ma è un bravo attore, è un bravo attore, ma dico fagli un provino comunque. Ma il provino con Angelo durò 3 minuti, era lui, era proprio se stesso, era fantastico. Quindi gli devo molto a suo padre, perché se certi film sono venuti bene anche per chi è stato accanto a me. E questo è oggi vogliamo celebrare, diciamo, anche con tuo papà, tutti quei grandi professionisti del cinema italiano che hanno reso importante il nostro cinema. 1981 era il primo film che era Bianco, Rosso e Verdone, appunto, il primo film in cui lavoravate anche con Angelo. Vediamo questa clip e ti ringraziamo. Grazie a te. Era spiritoso, era un po' insolente, era divertente, era caciarone. Allora pensavo che lui poteva fare benissimo il ruolo di quello che porta via Magda a Furio. Il primo film che ho fatto con Carlo è stata una benedizione, perché era tanto tempo che non lavoravo divertendomi come è successo con Carlo, insomma. Io vorrei che tutti i film fossero girati da Carlo, perché tutti quelli che mi offrono, dico, lavorerei sempre con lui. Perché distende i nervi, si diverte lui, si diverte la troupe, si diverte l'attore. Poi ti aiuta anche nella gestualità, cioè se tu ti inventi una cosa, lui te la seconda se gli piace. È stato un grandissimo attore. A Carlo, per esempio, piaceva molto, rideva molto quando io... lo guardavo sia in scena, gli facevo questo gesto ambiguo, lo fissavo, ma solo che io glielo facevo anche fuori scena e lui rideva ancora di più. Te lo rifaccio, Carlo. Che bravo. Perché quel gesto era per rimorchiare Magda, no? Quando la incontra dentro un bar di un autogrill, e ci inventammo questa cosa, no?
lui la sapeva, da vecchio rimorchiatore playboy anni 60 d'età, e funzionava. Allora ogni tanto me la faceva anche nel privato, ma la faceva talmente bene che io le prime due volte ho detto, ma che c'è sta a provare? Cioè, perché no, era veramente, ancora non ci conosceva. Poi dopo è diventato un tormentone che ce lo siamo sempre fatti. E infatti sta anche nel cargo battente bandiera liberiana. Come no, come allora, no. Rossella è emozionatissima. No, sono emozionata, sì, perché intanto vi ringrazio per avermi invitato, per ricordare mio papà, e ringrazio tantissimo perché Carlo papà... per la generosità che ha avuto nell'essere qui con me oggi. Ma per me è solo un piacere. Per omaggiare papà. Sì, sono emozionata, poi adesso l'ho rivisto, quindi un attimo sicuramente bello di emozione. Come il sole, bello come ci ha il lasciato sole. Aveva 71 anni, ci ha lasciato, sì. 12 anni fa, troppo 2010. Presto, sì. Aveva una grande personalità, sì. Grande, ed era un uomo molto molto buono, molto sì. generoso. Un papà sì. Così bello, e così simpatico e così generoso. Poi mi devi raccontare la storia del... Com'è la storia del guardiano del cimitero di Zagarolo? Ah, sì, la storia del guardiano di Zagarolo. La sai, Carlo? La sa, sì, perché sì, praticamente Ringo. Lui, esatto, c'era questo guardiano del cimitero di Zagarolo che si chiamava Ringo, detto Tappetone. Siccome papà era un buono, l'ha appena detto anche Carlo, era proprio un buono, lui aiutava tutti. E la cosa bella di papà è che anche trattava tutti nella stessa maniera. Poteva trattare il contadino di Zagarolo come Coppola allo stesso modo. Perché lui ha recitato peraltro anche nel Padrino di Coppola. Sì, ecco. Sì, lui ha recitato anche nel Padrino di Coppola. Quindi era una persona estremamente buona. E questo ragazzo era in difficoltà, viveva nel cimitero di Zagarolo. Quindi lui lo prese a casa sua. E lui era ovviamente felicissimo di far parte di casa di papà. E quindi quando magari suonava il telefono lui faceva pronto. Perché ti ricordi come parlavano? Pronto, dice, chi è? So, il maggiordomo di casa Vandi. E papà l'aveva istruito dicendo, dice, tu dimmi quando ti chiamano chi è al telefono, in modo che se a me va di parlarci ti faccio così, se non mi va di parlarci ti faccio no. Quindi lui praticamente rispondeva, sono il maggiordomo di casa Vandi, la salve, sono, che so, il signor Bruno. E lui faceva, ah, chi, Bruno? E papà faceva, o sì o no? E se faceva no, lui faceva, no, guardi, mi dispiace, ma Angelo Invandi è andato in America stamattina, ma torna stasera, lo può chiamare subito. Ringo, per far capire bene alla gente, è il guardiano del cimitero con gli occhi storti, che io dico, scusi, ma che c'è una donna di uno che si chiama Riso? Esatto, Sorriso, sì. Sì, Riso, Sorriso, di Riso, le cose... Sì. Qua c'è poco da ridere, sì. con una scopa, con gli occhi completamente proprio incrociati. Io non ho mai visto uno più con gli occhi più incrociati di quello. Però gli ho dato quel ruolo, ma quanto è rimasto... Ma te lo presentò papà, quindi? Certo, che papà. Ti disse? Diamogli una mezza posa, facciamogli guadagnare. Io dico, guarda che c'ha una faccia talmente divertente, dico che mi invento una cosa. Infatti quel non c'è niente da ridere qua con gli occhi storti, me la sono inventata là al momento. E comunque adesso devo andare alla pubblicità, poi torniamo a parlare di Borotalco e di tutti i film. Una cosa devo dire a Carlo, dimmi. E quindi anche a Rossella, che il motivo secondo me per il quale noi vogliamo così bene a Carlo Verdone, anche troppo bene perché è sommerso di affetto sempre, è perché lui ha saputo raccontarci sempre con uno sguardo affettuoso. Cioè lui ci guarda e anche nei film più amari non c'è mai cinismo. E noi di questo ti siamo grati. Grazie, pubblicità, grazie, e poi torniamo qui. Grazie, grazie. È vero, è così. Testa del film, erano questi, la settima luna, certo. Il film si apriva proprio con questa canzone. E noi riapriamo la puntata con questo, Carlo, ma è vero che Dalla, tu chiesi a Dalla, disse gli stadio, perché Dalla è come se fosse un personaggio in più del film, no? Era un protagonista del film. Esatto, ma è vero che lui ti disse, lo voglio vedere prima, ho letto questo aneddoto per cui poi dopo lui voleva vedere no, prima. No, successe questo, ecco. Che cominciarono a uscire degli striscioni del film, che annunciavano l'uscita del film di lì a due settimane. Cosa fece Mario Cecchigori? Mise Borotalco, enorme. Carlo Verdone, eccoti, Eleonora Giorgi. Sì, Carlo, bella questa foto, bellissima. Che meraviglia, la voglio. Vabbè. Carlo Verdone, Eleonora Giorgi, regia di Carlo Verdone, piccolo così,
musiche da Lucio Dalla, grosso così. Più grosso del Barodalco era. Dalla vede sto striscione a Bologna e gli pia un colpo. Mi chiama immediatamente e mi dice: io ti blocco il film, ma quando mai si è visto che un musicista ha il nome quattro volte più grosso del regista della cosa? Dico, ma che so, furbata del produttore, adesso lo chiamo e ve lo blocco. La sera andò a Bologna a vedere il film e gli dissero: signor Dalla, la sala è strapiena. Come strapiena? È strapiena, mi metto per terra, si mise per terra. Alla fine della proiezione a Bologna ci fu un grande applauso, lui vide un bel film e soprattutto un grande omaggio a lui. Allora il giorno dopo mi chiamò e mi disse: ti perdono, hai fatto un gran film, grazie per l'omaggio, però la prossima volta mettimi un po' più piccolo, se ne rifacciamo un altro. Aveva ragione. Che in effetti, è questa la locandina o era un'altra? In effetti qua c'è scritto, guarda, vedendola, ecco, non la vediamo meglio qui, Carlo Verdone e Lucio Dalla è più grande, infatti. No, io parlavo degli striscioni. Gli striscioni, però io, anche... Gli striscioni, Lucio Dalla era grosso come la Torre Eiffel. No, lascia perdere. No, qua vabbè, è quasi normale. Come la dovrei fare? Senti, ma mi devi dire com'è nata il cargo battente bandiera liberiana, perché ci sono poche frasi che restano nella storia del cinema, cioè nessuno è perfetto e c'è il cargo battente bandiera liberiana. Guarda, lo scrivemmo io e Enrico Olduini questo film, fummo una coppia perfetta a livello di sceneggiatura. Questo cargo battente bandiera liberiana mi venne in mente a me perché era un faceva parte di un monologo che ho fatto a radio anch'io molti anni prima, facevo la radio io prima di fare l'attore. L'ho rimesso a posto, questo mitomana, questo megalomana, gliel'ho messo in bocca a Sergio Benvenuti dei Colossi della Musica e quindi mi è venuto là questa idea del cargo bandiera liberiana, che racconta lui, che chiaramente è una stupidaggine. Un bel giorno, senza dir niente a nessuno, mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Non seppi mai cosa trasportasse quel cargo, ma forse un giorno lo capii. Droga. Allora, siccome lui gli facevo fare questo, quando lui va via io cerco di prendere i panni di Manuel Fantoni, cioè Angelo, certo, Infanti, per fare colpo sulla Nadia. Io ripeto quello che lui ha detto, dice che la sua vita è un'odissea, un bel giorno senza di niente, e ripeto quella cosa là. Quello là, sai, dipende da come la fai, dai tempi che hai e soprattutto la sigaretta, che mi ha aiutato molto nel fare il mitomane. Poi aspetta, poi continua, che dice: aspetta, sono stato con donne. Sono stato con uomini, donne. Tutti. No, e poi c'è Sergio Benvenuti e fa: uomini? No. Sì, insomma. Vabbè. Tutto per comunque far colpo. La musica, sì, la storia ce la ricordiamo benissimo. Lui, ecco, questo ragazzo ingenuo, molto tenero, che si chiama appunto Sergio Benvenuti, vuole fare colpo su Nadia, che ha una fidanzata rompiscatole, con un grande Mario Brega, che era il suo futuro suocero, no? Le olive sono greche, è quello, no? Le olive, sì, sono greche. Come sono queste olive? Dimmi la vita, come sono queste olive? Come sono queste olive? Sono greche. No, perché lui fa: queste sono greche, come sono queste olive? Greche. Quando mai me la mette in bocca. Sai, queste battute rimangono nell'immaginario collettivo, perché vengono dette bene, vengono dette con dei tempi perfetti, e devo dire che c'è un'intuizione anche da parte dell'autore, certo, che quella cosa funziona. Però non mi chiedere che meccanismo si instaura tra me e il pubblico quando la dico, perché non lo so. Per me è anche un miracolo. È una magia, che applaudono, ma è vero, ma certo, e ridono. Allora, non lo so. Adesso rivediamo la scena del cargo battente bandiera liberiana. Era il papà di Rossella, Angelo Infanti, il mitico Manuel Fantoni, sì, che in realtà si chiamava Cesare Culicchia, sì, poi cioè, sì, questo mitomane, cialtrone, simpaticissimo, sì, bellissimo, eccetera, si chiamava Cesare Culicchia, e poi quando tu lo vai a trovare in carcere, no, lui ti dice: l'abito far monaco, no? Eh sì, dice ma mi potevo chiamare Culicchia? Senti come suona bene Manuel Fantoni, quindi lei si chiama, Culicchia di cognome, sì, ma... Mi sono messo sto nome perché è più musicale, dà più importanza. Salutiamo tutti i Culicchia d'Italia con grande che rispetto e grande affetto. Era un compagno mio di scuola, per quello io... Culicchia? Sì, nell'elenco mi sono ricordato Culicchia, ho detto è l'ideale. Tu eri l'ultimo, Verdone, forse, penultimo a scuola.
Io ero no, c'era Zoccano. 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 Va bene, dai, un bel giorno mi imbarcai, vai. E così un giorno me ne uscì da casa, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo che batteva bandiera liberiana. Che cosa trasportasse quel cargo non l'ho mai capito. In quei 2 anni ho fatto di tutto. Mi sono drogato. A proposito, se vuoi... insomma, sono stato con le donne, con gli uomini. Come con gli uomini? Tutto. È la gente che ho visto morire, a profusione proprio. Mi ricordo che per le strade di Bombay si contavano più morti che vivi. Tornato in Italia volevo riprendere gli studi, ma ormai era troppo tardi. E fu allora che dissi, Manuel, fatti da solo. Cosa c'era di papà in Manuel Fantoni? Tutto. Tutto? No, tutto. No, tutto no, perché comunque papà si muoveva come Manuel Fantoni, rideva come Manuel Fantoni. Un po' nella vita era Manuel Fantoni, però papà era anche una persona molto, molto fragile, anche riservata. E la cosa che mi ha lasciato papà è che mi ha insegnato a vivere la vita con leggerezza, che non era superficialità. Hai detto non era superficialità, era semplicemente quel non prendersi mai sul serio. E soprattutto mi ha anche dato il coraggio di vivere e di sopravvivere, nel senso che secondo me saper sdrammatizzare è un dono. E quindi lui usava l'arma del sorriso e della risata un po' contro i guai e le avversità che potevano esserci nella vita. E quindi questo per me è stato un grandissimo insegnamento che cerco di portare sempre con me. Non sempre ci riesco, però è stato veramente un grande insegnamento che mi ha lasciato. Sei anche tu un'attrice? Sì, poi sono un po' di anni che non sto lavorando perché ho avuto purtroppo dei problemi familiari, è venuta a mancare anche mia mamma, quindi ci sono stati dei problemi e mi sono voluta dedicare a mia figlia e soprattutto anche ho avuto bisogno di stare un po' in disparte, diciamo così, perché sono comunque situazioni che ti segnano e che hai bisogno comunque prima di tornare a fare il tuo lavoro di metabolizzarle per poi... Perché i lutti vanno elaborati, lo dicevano nell'antichità, lo sapevano, no? Ci si vestiva di nero e dovevi rispettare le persone che avevano sofferto e quindi è molto sano da parte tua. E poi avendo avuto un papà così bello e così tenero, immagino, perderlo sarà stato... Noi avevamo un rapporto molto fisico, ci abbracciavamo sempre, anche quando io ero proprio anche grande, cioè io quando lo vedevo lo abbracciavo tantissimo, ero sempre in braccio a lui, quindi... Ci sono stati anche momenti difficili nel nostro rapporto, non sempre è andato tutto bene perché comunque lui faceva un mestiere particolare e comunque sempre i miei genitori erano separati, quindi io non lo vedevo spesso papà. Lo vedevo ogni tanto e comunque i miei genitori non andavano d'accordo, quindi come tutti i figli dei separati io ho sofferto un po' questo rapporto, però poi con il tempo le cose si sistemano, i figli crescono e quindi hanno una propria testa poi per pensare e per avere dei rapporti. E magari si capisce che ognuno di noi spesso fa quello che può fare, no Carlo? Sì. Non bisogna giudicare nessuno, anche se c'è delle cose che hanno fatto soffrire. Guarda, poi è vera una cosa, che ci sono certi uomini, certe donne, certi uomini, che te li ricordi certe volte più per i loro difetti che non per i loro pregi. Certamente sono difetti veniali, ecco. Certo. Però per certi tic, per certe cose, ecco, difetti. Quei difetti ti... Il tuo difetto che ami di più, il difetto che ami di più di te stesso? L'apprensione verso i figli, verso le persone ai quali voglio bene. Se c'è qualcuno che sta male divento un angelo custode, ma a livello un po' ossessivo. Tant'è che mi dicono hai rotto le palle, dai, no, ma ti serve qualcosa veramente, cioè se stanno male, mi improdico molto, fin troppo certe volte, fin troppo. Ecco, una domanda, ho sentito anche Angelo diceva, e l'ho letto anche da altre parti, il clima che crea Carlo sul set è un clima unico, di grande, anche non so se leggerezza, non so, comunque diciamo di simpatia, per una persona che si autodefinisce, come tu delle volte ti sei autodefinito, ansioso,
Cos'è poi? È difficile o invece è proprio un modo per esorcizzare l'ansia, creare il clima così carino? Come fai? Allora, innanzitutto, guarda, io bisogna dire una cosa. Io non sono né ipocondriaco. Ma io non ho usato quella parola. No, ma guarda che è una cosa. Ormai io sto zitto, me la prendo. Ma se c'è una persona che non è ipocondriaca, ma so proprio io. Si confonde. Io sono un appassionato serale, solitario, di farmacologia, di cose, ma sono cose mie. È uscita fuori una volta un'intervista, è uscita fuori una volta che due volte ho beccato due diagnosi che erano veramente complicate. Allora, da là è nata questa cosa qua. Ma in realtà io non so ipocondriaco, ma manco per niente. Allora, no, il clima sereno nel set è fondamentale. Perché se non riesci a creare un clima di leggerezza, un clima di unione. Io il film dove c'è stata più unione è stato Compagni di scuola, un film dove avevo 19 attori. Là poteva succedere di tutto, certo. Invidie, gelosie, poi c'è Eleonora che verrà e poi te lo potrà confermare. È stata veramente una grande soddisfazione per me, perché guidare 19 attori, che sono veramente tanti, e ogni testa vedere sempre che ognuno aiutava l'altro, vedere sempre che c'era un qua a casa mia col pianoforte di mia madre stavo, e quindi è fondamentale. Negli anni 60, negli anni 70 c'erano ancora i registi che urlavano con i megafoni, trattavano male gli attori, ma quello è un modo per rovinare un attore, per fargli mettere ansia, per fargli perdere sicurezza. Invece devi essere paziente, devi essere premuroso con i tuoi attori. Così loro ti danno il massimo e possibilmente li devi fare pure ride. Io gli facevo le voci di tutti. Quindi non dobbiamo pensare a quanti soldi stiamo... La voce più strana che hai fatto? Eh? La voce più strana che hai fatto? La voce più strana che ho fatto... ogni tanto gli facevo la voce del sacco bello di Mimmo. Dai, forza, mettetevi tutti quanti al posto che rifacciamo adesso con la macchina a campo lungo. Forza a tutti quanti che ridivano. E là ogni tanto quella, ogni tanto quell'altra. Poi mi davo anche qualcuno dalla troupe. Certo. Quanti noi mi dati. Allora, Nibolo Talco, c'era anche tuo cognato. Come no, Cristian. Che ora ci saluta, Cristian De Sica. Come no. Ciao Carlo, ciao Serena. Brodalco è stato forse una delle cose più belle che ho fatto nella mia carriera, grazie a Carlo, anzi no, grazie a Rossana, la mamma di Carlo, perché mi ricordo che in quel momento io non lavoravo, allora Rossana, la mamma di Carlo, è andata a raccomandarmi a suo figlio dicendo: guarda che devi far lavorare Cristian, ma quello è matto, che cose. Ma trovagli un ruolo, e allora mi ha trovato il ruolo in Borotalco. Poi mi ricordo che si è messo paura perché sono andato in sala di registrazione a registrare l'Ave Maria, però l'Ave Maria è cantata come la cantava una cantante americana che era Nancy Wilson, una cantante afroamericana. E quindi e quando l'ha sentita mi ha detto: tu sei matto, in chiesa cantava questa cosa, dice: ma che è? Sembra una Carmelo Bene, sembra una follia. Poi invece proprio dopo è piaciuto, si sono divertiti e è andato avanti, e poi grazie a quel film ho fatto tanti altri film dopo, e niente, poi volevo salutare anche la figlia di Angelo, che insomma è un amico per tutti, è stato un bravissimo attore, tanti baci a tutti quanti. Grazie. Ciao Cristian, grazie. Posso dire una cosa? Ma mica è vero che mia madre mi ha detto, l'ho scelto io. Perché deve dire che ha scelto mia madre? Io l'ho scelto, lo sceglie il regista, no? Non che la madre raccomanda il marito della figlia al figlio. Ma quando mai? L'ho scelto io. Non lo so. Io. Vabbè, lui che gli piace ogni tanto di queste cose. Avrà detto: come sono contenta che hai preso Cristianello, hai fatto bene. Vabbè, ma ho come sono contenta per Cristianello? Per Cristianello, sì. Certo. Cristianello. Allora, Rossella, tu, insomma, delle volte tu hai la sensazione che papà sia stato un po' dimenticato. Però, siccome non è così, e come dice Frank Capra, nessun uomo è un fallito se ha degli amici, senti un po' chi ti manda un messaggio. Gerry Calà, Claudia Gerini e Michele Placido. Ti va bene? Per me Angelo Infanti rappresenta davvero un pezzo di vita. Non soltanto per Manuel Fantoni o Cuticchia Cesare di Borotalco, il mitico personaggio di Borotalco che ha accompagnato tutta la mia crescita, ma anche perché ho avuto la fortuna di lavorare con Angelo, e, uomo straordinario, generoso, divertente, romantico,
che conosceva veramente la vita, grande conoscitore dell'animo umano. Raramente quando fai un film trovi un vero amico. A me è successo, ho avuto questa fortuna. E il vero amico che ho trovato era Angelo Infanti. Caro Angelo, sarai sempre nel mio cuore. Un grande attore, ma soprattutto un grandissimo uomo e un grandissimo amico. Ho avuto la fortuna nella mia vita di conoscerlo, di essergli compagno di lavoro, ma anche di momenti indimenticabili. Gli ho voluto bene, lui mi voleva bene, guarda, mi voleva bene. E mi ha dato anche dei consigli, perché, ripeto, era una volpe del set cinematografico, sapeva tutti i trucchi, era molto intelligente. Ciao Angelo. Carini. Grazie a tutti. Io non dico che papà, cioè è vero che non lo ricorda né tanti perché comunque sono passati 10 anni, però una cosa ci tengo a dirla, che Carlo veramente, non perché è qua, è stato sempre colui che l'ha ricordato sempre con grandissimo affetto in tantissime occasioni. La prima telefonata che hai ricevuto quando papà se n'è andato in modo, diciamo, con un infarto, quindi insomma anche in modo inaspettato. Ho ricevuto le telefonate ovviamente da parenti e amici, però nel mondo dello spettacolo io ricordo ancora benissimo che ero al vivaio, stavo scegliendo dei fiori per il funerale, mi squillò il telefono ed era Carlo. E io glielo dico sempre, per me è stato un gesto veramente incredibile, lo ringrazierò per tutta la vita perché è un gesto dovuto. Però è anche sentito, perché a volte si fanno le cose dovute e non sono sentite. Il tuo gesto è stato sentito e quindi ti ringrazio infinitamente. Ringrazio anche tutti coloro che hanno avuto un pensiero per papà. Jerry lo conosco molto bene perché... Però possiamo dire a tutti che parlate, dite che volete bene agli altri, cioè non vi tenete le cose dentro, perché tanto non ne vale che... non siate timidi nella vita, poi una parola in più fa sempre piacere e scalda il cuore. E questo devo dire, c'è il libro di Carlo che adesso è in libreria, peraltro sta già a 100.000 copie, per cui insomma ne approfittiamo più per chiedergli delle cose in più che non per, diciamo, una... La voglia di dire a tutti, come sempre facciamo, leggete e moltiplicatevi, perché i libri vanno letti, più leggete meglio state. E che parte con una cosa molto cinematografica, cioè la scoperta di una scatola di ricordi che tu avevi durante la prima pandemia, ritrovi. Molti di noi ce l'hanno, no? Metti dentro, io ce l'ho ad esempio, metto dentro una scatola le foto, i biglietti di un concerto. E se volete conoscere Carlo Verdone, dovete leggere La carezza della memoria. C'è una frase molto bella che tu scrivi: io vivo di ricordi perché sono l'unica prova che ho vissuto e che non sono solo esistito. Qual è la differenza? Esistere significa non avere stupore, non avere empatia con gli altri, essere freddo di fronte al bello, di fronte a un'emozione. Vivere significa entrare dentro la vita, cercare di scandagliarla, cercare di comprenderla, cercare la bellezza, cercare anche il dolore, cercare di fare qualcosa, magari per aiutare qualcuno a superare quel dolore o a migliorare qualche altra cosa. Alla fine vivere significa essere emozionato dalla bellezza della vita, che ha anche tanti lati non belli. Però dobbiamo allenare il nostro animo in qualche modo ad accettare un po' tutto, avere un po' il buon senso e la razionalità. La cosa più piccola, più semplice che ti emoziona? La cosa più semplice che mi emoziona è i bambini. Io per esempio quando vedo le fotografie dei miei figli piccoli, anche dei filmati, o anche dei figli dei miei figli, dei miei amici, che, ecco, quando rivedo, oppure rivedo bambino, un mio amico che magari ha quasi la mia età o anche forse un po' più giovane, ma mi fa vedere un film, io mi commuovo sempre. E quando rivedi te, bambino? Dico sempre,
volevo diventare un. Là volevo diventare un. Siccome mi avevano comprato una macchina, sai, quelle macchinine con i pedali, una Ferrari rossa di plastica, no? Volevo diventare un grande pilota di Formula 1, di Formula 3. Chi, questo bambino, quando mai avrebbe pensato che un domani sarebbe diventato una persona conosciuta? Mai. Però era una persona che io già osservava, che rideva tanto, ma che aveva anche dei momenti di grande malinconia, di grande solitudine, soprattutto quando morì una cara persona, che era una dama di compagnia di mia nonna, zia Lina. Per me fu una cosa terribile e sono stato anche curato, perché mi nascondevo dentro casa, dietro le porte, sotto il letto, dentro gli armadi, e piangevo perché non trovavo più zia Lina, questa zia che fino a 5 anni mi portava al cinema, 5 anni e mezzo mi portava al cinema, mi portava a Piazza Navona, c'erano le baracche durante il Natale, e mi voleva un bene dell'anima. Quindi per la scomparsa di quella donna mi ha in qualche modo creato qualche problema, però superato, e però era un bambino vivace, era un bambino, penso, spiritoso, sì. I tuoi genitori si preoccuparono ovviamente quando ti videro così disperato per zia Lina, perché poi... Fui portato dal neurologo. Amore. Ma 3 mesi che mi chiudevo dentro gli armadi, sparivo, mi chiamavano e non rispondevo, era un dramma, eh. Poi avevo dei tic, facevo così, poi improvvisamente il professor Vacchini, me lo ricordo ancora, che abitava di fronte a casa nostra, mi diede una cura, che sa, chissà che cura era, forse c'era del bromuro dentro, delle cose, non c'erano oggi i farmaci raffinati. Certo, e poi piano piano, ma io credo che soprattutto l'affetto, la scuola, ma i compagni. Ma pensa alla sensibilità di un bambino così piccolo, cosa vuol dire? Guarda, quindi che... io quando vedo dei bambini ripenso anche a tutto, alle gioie e anche ai dolori che io ho passato, e quindi io dico che è una categoria che va veramente salvaguardata in qualche modo. Papà Mario e mamma Rossana, li vediamo. In terrazza c'aveva un punto preferito, davanti alla finestra dirimpettaia di Via delle Zoccolette, dove abitava Alberto Sordi. Si metteva lì sul terrazzino e lo chiamava: Alberto Sordi? Allora scappava fuori la sorella, gli faceva: sta zitto che Alberto sta a dormire. E allora lui scappava. Ricordare Carlo da bambino significa pensare, ricordare un ragazzino vivacissimo e spiritosissimo. Ne ha fatte talmente tante che poi tutte naturalmente non me le posso ricordare, ma alcune me le ricordo perché sono rimaste memorabili proprio. Io mi proiettavo dei film. Per esempio, mi interessava rivedere certe comiche di Charlot, e Carlo, per quanto piccolissimo, le seguiva attentamente, tant'è vero che io un giorno gli ho domandato: ma ti piace molto il cinema? E lui ha risposto: sì. Che è il cinema? E lui mi ha detto: tutto guardi e ladri. Meraviglioso. Papà, grandissimo professore di storia del cinema, insomma, grandissima intelligenza, del cinema, sì. Grandissima centro sperimentale, eccetera. E c'è una cosa molto bella che è contenuta nel libro La carezza nella memoria, che vorrei che ci riraccontassi, perché non so, io personalmente sono un'appassionata di storie e di storia, ed è la storia di tuo nonno Oreste. E perché non tutti sanno che appunto papà Mario praticamente nacque e suo padre morì poco dopo, era la prima guerra mondiale. Nacque ad Alessandria, nell'ospedale di Alessandria. Poi il papà partì era ferito, la madre lo portò all'ospedale di Alessandria per fargli vedere le cose. E allora poi il padre partì per il fronte, il Monte San Gabriele, il fronte del Carso, morì subito a settembre. E lui fu portato a Siena perché la mamma era di Siena. Però il papà di mio padre, Oreste Verdone, era di Pozzuoli. Però mio padre all'epoca, siccome la mamma aveva qualche disturbo di amnesia, aveva perso tutti i documenti. Cioè è arrivato un momento in cui mio padre voleva sapere: ma da dove viene questa famiglia Verdone?
Oggi è facilissimo con internet, certo. Poi mi ha aiutato molto, mi hanno aiutato molto a Napoli, veramente. Poi alla fine siamo riusciti a capire che mio padre era convinto e fosse nato a Napoli. Quindi fece delle ricerche a vuoto, è tutto raccontato quella ricerca del nonno Resta che fa anche un po' ridere. Poi alla fine abbiamo scoperto che invece era nativo di Pozzuoli, la famiglia Verdone era di Pozzuoli, è un cognome meridionale che si trova molto in Campania, molto nel casertano e molto anche... L'essere stato un bimbo abbandonico, perché ovviamente il papà morì poco dopo che lui nacque, che cosa ha lasciato in tuo padre che poi ha trasmesso a te? Si è rimboccato le maniche e è diventato un uomo molto serio. Lui veniva da una famiglia molto molto povera, ma veramente povera. Però il padre, prima di tornare al fronte, disse alla moglie, alla nonna Assunta, fallo studiare, qualsiasi cosa mi accada, fallo studiare. Perché questo ragazzo era laureato in chimica già. A 22 anni era già laureato in chimica. E loro un grande sforzo l'hanno fatto studiare. Quindi mio padre si è fatto da solo, frequentando un ambiente molto colto a Siena, a Firenze, in Toscana, e piano piano si è avvicinato al cinema, al futurismo, e quindi la sua cultura è andata aumentando fino a quando incontrò Luigi Chiarini, che lo prese al Centro Sperimentale. E forse possiamo dire una cosa, che se noi abbiamo Carlo Verdone dobbiamo ringraziare nonno Oreste, quindi in questo momento io vorrei ringraziare nonno Oreste, perché disse a nonna Assunta, certo. Certo, e quindi diciamo il filone delle famiglie è sempre Tosco Campano Italia, non stop, però anche mia madre che è romana, dai Porta Cavallo, Roma, non stop. Rete 1 questa? Ma dai, non è Rete 1! È Rete 1? Ma dai, non è Rete 1. Ma tutti quelli che guardano la televisione devono guardare Rete 1. E dai! Perché lei non viene ogni tanto a trovarmi? Lo faccia anche lei. Ci sono certi posti in Sardegna che voi romani ve li sognate. Mi chiamo Ruggero e sono un esponente della comunità dei figli dell'amore eterno. Per figli dell'amore eterno si intende un sacco di ragazzi, no? Un sacco simpatici che hanno fatto un certo tipo di scelta, no? La scelta dell'amore. Cari amici, un affettuoso buonasera da Maria Bianca Zellandi. E questo è il nostro primo incontro astrologico. Innanzitutto, che cosa intendiamo per astrologia? Intendiamo quella scienza che si occupa dei fenomeni, alcune volte positivi, altre volte negativi. Ma è arrivato un gruppetto di ragazzine svedesi, no? Qua dentro. Pieno al sole, completamente nudi, completamente, proprio senza niente. Ecco perché io da casa mi sono portato questo. E da mia nonna va a bene uguale, controllato. Vai! Un genio. Le prime cose non stop, chiaramente. L'evento non potrebbe essere tale se oggi mancasse a riempire questa poltrona bianca accanto a Carlo Verdone e Eleonora Giorgi! Corri dietro il vento, c'è sempre una passione. Ciao Carlo, 40 anni! Serena, grazie. Grazie per essere venuta, grazie a te. Il nostro delizioso scorpionaccio. Ma tu lo sai che queste cose lui le faceva al liceo, sì? Perché ecco, tu eri già molto famosa quando con 14 anni, no? No, no, era famosa quando hai fatto con un mio amico. Cioè? Io, il mio fidanzato storico, sono diventata Lolita d'Italia, avevo avuto un solo ragazzo, lui. Era il miglior amico di uno dei migliori amici di Carlo, che non c'è più, si chiama Francesco Anfuso, è nel cuore di Carlo il mio, in classe nella mitico Nazareno con Cristian. Mm-hmm. E questo ragazzo ci diceva, oh, in classe ci abbiamo uno pazzesco, non riusciamo a fare lezione, fa l'imitazione di tutti i preti, ci fa morire, imita pure. Ciao Rossella, ciao Leonora, figurati. E quindi te lo volevo dire, perché Carlo ha cominciato tanto tempo fa. Grande osservatore. Facevo perdere tanto tempo ai professori nel fargli l'imitazione anche loro. Loro si divertivano
intanto i minuti passavano e suonava la campanella e avevamo sfangato le interrogazioni. Questa è Roma, questa è proprio Roma, questo Carlo, è tratto romano. Grande osservatore, perché ha un grande amore per l'umanità. Guardate, capito. Io lo conosco bene. Ha un amore per l'umanità, un'attenzione, una curiosità e una voglia di raccontarla. Sei unico. Senti, che tesoro. Che diluvio d'affetto. Ma di stima, Carlo, da quando c'hai 18 anni che ci stimiamo. Perché poi tu eri già, dicevo, io tu eri poi già quando hai fatto Borotalco, tu eri, eri famosa, eri già famosa, sì. Fai questo film che poi diventa veramente un film cult. Sono passati 40 anni, ma vorrei dirvi che un'intervista che mi risulti, poi magari mi sbaglio, Carlo Verdone e Lorna Giorgi non erano insieme dopo Borotalco da 20 anni in un'intervista televisiva e abbiamo recuperato 20 anni fa, quando ci fu la celebrazione, c'era Sabrina Ferilli a condurre c'era questo vero, programma speciale, e c'era anche Lucio Dalla. La vediamo? Lucio Dalla! Nadia! Lucio, guarda che ti ho portato! Il tuo grande amico Nadia. Emanuele! Salve, molto lieto. Salve, molto piacere. Ma che scusa, non lo conosci? Ma tu chi sei, scusa? Io non so uno. Che posso metterti alla prova? Sì. Sonamo. Sì. L'ultima luna, la vita di un bimbo appena nato, aveva occhi come neri e fuori e non piangeva, con grandi ali prese la luna tra le mani, tra le mani. Ben ricordo quella roba. Dalla è stato forse uno dei più grandi poeti che noi abbiamo avuto nel campo della musica. Concordo a livello di testi, i testi di Dalla erano meravigliosi. Com'è che dicevi da Lucio? Com'è che dicevi Borotalco, Nadia? Com'è che faceva? No, beh, diceva Lucio e Lucio. Cioè questo, per me la morte di John Lennon è stata una vera tragedia, cioè è veramente un lutto troppo grosso. Hai mandato anche un telegramma a Yoko Ono. Ho anche mandato un telegramma di condoglianza a Yoko Ono. Ascolta Serena, quell'anno io arrivo sul set di Carlo, ascoltate bene, giovanissima, arrivavo da Nino Manfredi e dovevo andare da Marcello Mastroianni. Un certo tono. E c'era un certo mondo che mi diceva: ma che vai a fare sto film adesso con sto ragazzo? Io dicevo: a me sto ragazzo mi piace. Oggi, di Nudo di Donna e di Oltre la Porta, ce ne siamo scordati. Siamo qui per Borotalco. De questo no! Siamo qui per Borotalco! Ci ho visto lungo! Evviva, evviva! Quanto state ridendo oggi? Siete che felici? Che gioia ci stai dando. Allora, scusate, io devo fare un'opera buona però oggi, prego. Carlo. Siamo in una puntata molto affettuosa, ma di cuore. C'è Jessica Morlacchi, che è una grande cantante, che... Gli ho dato un tormento a cantare quale show. Stavo imitando Marcella Bella e io ho chiesto un autografo in diretta. A chi? A Carlo. Ero sempre mascherata, mo c'ho la mascherina. Non prima me lo ricordo. Protesi. Perché Jessica ha la mascherina perché ha avuto, secondo normativa, adesso deve girare per 10 giorni. Contatto con una persona positiva. Positiva, asintomatica peraltro. Asintomatica, quindi non sto qua, appollaiata. Però, però noi, ecco... Jessica, che vogliamo fare per farti ricordare da Carlo? Sarà difficile con quella mascherina. Che vogliamo fare? Ma io non gli devo dire che lo amo immensamente, ma lui lo sa. Gli do il tormento. Ma vogliamo rifarlo, il monologo? Ma sì, però avevo sbagliato perché avevo scritto che la bandiera era tibetana, invece ho corretto, è liberiana. Tibetana. Liberiana. L'avevo capito male. C'è l'Himalaya, non c'è il mare. Mo sono riscritto, scusa Carlo, lo devo fare. Fallo. Vabbè, un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Feci due volte il giro del mondo e non riuscii mai a capire cosa cacchio trasportasse quella nave. Ma forse un giorno lo capii. Droga. 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 Mi manca la sigaretta, Carlo, sto proprio... Vabbè, Jessica,
Raymond, così con la mascherina non potevi fare di meglio, però gli occhi hanno parlato. Senti Eleonora, ma secondo te le donne amano di più i Manuel Fantoni o i Sergio Benvenuti? Allora, le donne vogliono sposarsi con Sergio Benvenuti, però vogliono fare come chi era Magda, chi era? Però vogliono fare le pause con Angelo. Se gli capita. Tutte le pause con Angelo. I Sergio Benvenuti a un certo punto rischiano. Però lo vuoi sposare? Perché è buono, un bravo ragazzo. Perché alla fine è onesto. Però una botta d'adrenalina la ce l'hai con Manuel Fantoni. Serena, ecco. Suo padre, Angelo, passa il tempo, perché io in Borodalco non ho avuto la gioia di girarci, adorarlo, ci siamo incontrati fuori, non ho scene con lui. Passano gli anni, un giorno sono a Verona per un festival, io non portavo gli occhiali per vanità, non vedevo niente, te lo ricordi? Vedo un gran figo che mi viene incontro, dico, ma questo chi è? Un attimo. Mano a mano che si avvicinava, Angelo, cioè come se non fossero passati 20 anni, tuo padre era una cosa, sì. Viveva a Verona, mi era venuto a salutare, come non fossero passati 20 anni, un uomo strepitoso con una risata, sì, un sì. sorriso, contagiosissimo. Ma lui smitizzava qualsiasi cosa. E perché hai scelto Eleonora per Nadia? Perché ci eravamo conosciuti e quello che lei... Quello che mi piaceva in lei era il dinamismo, un carattere frizzante, spiritoso, luminosa, era soprattutto luminosa, vestita poi quel giorno piena di colori, così. Mi dava l'idea proprio di una ragazza tipica degli anni Ottanta, che era perfetta. E l'hai scritta così e poi lui mi disse, il tuo candore, che nella vita io ce l'avevo molto, quindi lui aveva scritto una ragazza intelligente. Il mix è stato fantastico perché ci ho messo il candore, lei era sempre Guardate, un po'... Vedi. E quindi mi ha fatto fare il più bel personaggio della mia carriera. Che non è detto che non replicheremo, perché se Dio vuole, qui tutto pare che dobbiamo vivere altri 40 anni se non ci ammaliamo. Quindi... Tutto è possibile. Cioè, gerontocrazia. Questa è una scena che faceva molto ridere, questa. Cioè, fra poco entra Mario Brega e mi mena a me, perché qua sto fingendo... E dice una cosa che non si può più dire. Non si può più dire. Una cosa non... È la parola, non me la ricordo. Non si può. Che c'è una ragazza afroamericana Vai pure con E, hai capito? Oggi sarebbe super scorretto. Hai anche la camicia Carlo, di Saigon. Carlo, sì. Questa scena, tu te lo ricordi come comincia il mio arrivo? Ti ricordi che non abbiamo potuto girare perché io gli dovevo arrivare? Lui ci aveva questa nel bagno. Sì. Io gli arrivo, non mi vuole far entrare, io tutta veloce gli passo sotto. E lui mi ha lì, siamo di profilo. Gli dico, mi dovevo lavare le mani, mi mandi il bagno? Lui mi guarda. Il bagno c'è quella no, là che... No, Carlo, tu mi guardavi. Il bagno? Faceva un'espressione, io sapevo che c'era lei su, e scoppiava a ridere. Non mi è mai successo in 50 film. Abbiamo fatto 6 ciak. Alla fine, se voi ci fate caso, io sta scena, gli parlo e guardo le scarpe. Se, scusa, posso andare al bagno? Guardo i suoi piedi. E comunque... La faccia tua, il bagno. Non so, bagno, dirti, non so dirti perché, perché è un grandissimo film, però al di là del film sono dei film che restano nel cuore. Forse perché tutti noi amiamo sognare, perché tutti noi vorremmo essere Manuel e Sergio insieme. C'era ottimismo. Esatto. C'era una bella colonna sonora. Lo si potrebbe girare anche oggi questo film? Sì, no, secondo me. No, secondo me no. No, perché non c'è quell'atmosfera... non c'è quell'ottimismo che c'era in quegli anni, e te lo dice anche la musica di Dalla. Dalla ha scritto anche dei testi malinconici, però sotto c'era una creatività positiva. Oggi siamo in un periodo un po' in cui siamo impauriti. E come la ritroviamo la positività? No, dobbiamo in qualche modo... Sergio e Nadia avrebbero meno tempo perché c'è il telefono oggi. È vero. E poi staccheremo continuamente, danno un'occhiata. Staremo sempre a... Staremmo a guardare lì, capito? E poi si sarebbero cercati sui social, per cui l'equivoco non poteva esserci. Il tempo che c'era allora, anche per l'amore, oggi storie così non si possono più fare. Perché non ci sono nella vita.